Pierluigi Ghinna, nacque a Milano nel 1908. Da giovane, si interessò allo studio della natura, delle forze motrici e dell'elettromagnetismo. Studiò a Milano, diventando tecnico in elettronica e radioelettronica. Trovò lavoro come collaudatore prima alla Magneti Marelli, poi alla CGET, Compagnia Generale di Elettricità, e successivamente alla Ansaldo Lorenz di Genova. Dopo un corso di specializzazione in sistemi radiotelevisivi, nel 1926, scelse di arruolarsi come volontario nella Marina Militare come telegrafista. Ha svolto studi ed esperimenti, basati su teorie che condividono alcuni aspetti con quelle di Wilhelm Reich sull'orgone, e sono considerati pseudoscienza dalla comunità scientifica. Morì ad Imola, l'8 gennaio del 2004. L'ultima storia che vogliamo raccontare è quella del ricercatore Ghinna, 90 anni, aiutante di Marconi. Di Marconi tutti sappiamo che a 20 anni inventò la radio, ma poi... Marconi, ci spiega Ghinna, aveva scoperto l'energia attraverso la forma spirale del guscio della lumaca. Girando a destra, noi facciamo capovolgere la lumaca. Va sempre a destra, ma capovolgendola va a sinistra. Sì. E quindi... noi viviamo dentro questa riflessione di energia. Dal Sole parte una spirale gialla, dalla Terra invece una spirale blu. Proseguendo gli studi di Marconi, Ghinna ha determinato che l'incontro dell'energia solare positiva e l'energia terrestre negativa forma la materia. E la pulsazione di questo incontro è l'atomo magnetico. L'atomo magnetico prende l'energia solare e si apre. Prende quello terrestre e si chiude. Questa è la vita. La pulsazione. Questa è la vita nostra. Pulsare sempre, tutto pulsa. Quello che non pulsa non vale niente. Tutti gli esperimenti di Ghinna sono basati sul ritmo di energia solare e terrestre. Attraverso questo ritmo si possono rigenerare cellule vive, neutralizzare terremoti, allontanare e avvicinare le nuvole. Mamma mia, cosa vuol dire l'energia? Ecco, questa è la valvola dei terremoti. Sì. Antisismica. Sì. Perché? Che cos'è il terremoto? Il terremoto è nato con gas compresso. Noi se andiamo in bicicletta dobbiamo, perché non scoppia la gomma, metterci una valvola, no? Sì. E così anche questo fa lo stesso. Tale quale, non lo vogliono capire, e allora io sono della Lega di chi se ne frega. Peggio per loro, no? Senta, e lei ci può provare che attraverso questa valvola si evita il terremoto? Sì. Lo può provare? Sì, perché le porterò, ci sono ancora i giornali, dove è venuto a Modena il terremoto, a Faenza il terremoto e Imola niente. 50 km di raggio. Senta, lei lo ha proposto a qualcuno questo aggeggio, questa valvola? A tutti. E cosa le hanno risposto? Che se ne fregano. Perché? Perché dice così che è troppo fatica. E poi non credono. E io sono della Lega. Senta, ma lei ha mai provato a brevettare una sua invenzione per commercializzarla? Non serve. Perché non serve? Perché se lo sanno, lo sanno tutti. Perché devo frenare una cosa che posso divulgarla a tutti quanti ad operare? Allora, adesso ci sono le nuvole in giro, no? Sì. Lei cosa farà? Faccio girare la l'elica e faccio allontanare le nuvole. Questo dovrebbe andare l'elica. Questi tubi che ci sono qua sopra, sì, e quelli che sono sottoterra, che pieno sottoterra, viene caricato con polvere d'alluminio. Sì. Questo polvere d'alluminio si carica con energia solare, sì, e produce gli effetti. Sì, che cosa produce?
produce l'allontanamento delle nuvole, se l'energia che esce dai tubi sono una polarità positiva. Positiva con positiva si respingono, se invece negativa si erano. Dunque l'elica caricata di polvere di alluminio con segno positivo entrerà in contrasto con l'energia positiva delle nuvole e le allontanerà. Viceversa, quando è caricata con polo negativo, provoca la pioggia. Ecco, come si vede la rotazione. La rotazione. No, dai, non c'è ancora. Ma come no? Guarda là. Non c'è. Non vedi se ruota. E devo scappare con me. Ghina dice che le nuvole sono in rotazione. In effetti si comincia a vedere uno spiraglio. Guarda come si apre. Sopra l'elica. Ma non credo a nessuno. Dopo 10 minuti lo spiraglio si allarga. Allora? Vede che si apre tutto? Non si può dire che non è vero. Dopo appena mezz'ora, il cielo sopra l'elica di Ghina ormai è completamente aperto, letteralmente spaccato in due. Guarda che bello. Sarà un caso? Chi lo sa, sta di fatto che tutti quelli che sono venuti qui hanno sempre visto la stessa cosa, le nuvole che si aprono. Mi fanno fuori. Se ci crede non mi fanno fuori. Sì? La fanno fuori? Perché la fanno fuori? Perché hanno cominciato a dire la paura. Lei potrebbe far piovere dove c'è la siccità, praticamente. Sì, non vogliono. Risolverebbe il problema della siccità nel mondo? L'ho fatto, l'ho mandato in Africa, sai come mi ha detto. Sì. La prende e se la porta via ancora, perché noi guadagniamo sulla mancanza d'acqua. Ma Ghina, come ama sottolineare, se ne frega. La soddisfazione lui la trova da altre parti. Per esempio, nello stupore e nella meraviglia dei bambini di fronte al cielo che si apre sopra la sua elica. E allora siete, vedete i bambini, adesso nel muro. Tra poco, quando voi tornate, verrà fuori il sole. Allora sono tornata, ho messo il sole, mi ha battuto le mani, che bravo. È la più grande soddisfazione della mia vita.